sabato 29 alle ore 11 inaugura la mostra di Miró a Busca, che sarà aperta a Casa Francoto fino al 29 gennaio. Quindi 3 mesi di grande arte, grazie anche alla collaborazione con il comune di Cherasco, e una promozione del territorio che promuove da una parte Busca, quindi il territorio più alpino, e dall'altra parte Cherasco, che è la Porta del Lang. Quindi una sinergia tra i due comuni che ha permesso di portare un grande artista nella nostra provincia. Sì, assolutamente sì, tra l'altro mi fa molto piacere questa convenzione culturale con Busca, un paese amico. Cherasco già da alcuni decenni che ha questa tradizione di fare grandi mostre biennali. L'ultima è stata nel 2019 con Picasso, poi ovviamente col Covid, problemi che ha avuto il mondo, non solo Cherasco, quindi torniamo nel 2022 con questa mostra di Miró in collaborazione anche con Busca, che mi fa molto piacere. È un tassello importante questa mostra per Cherasco, per il suo motto, città di storia, di arte, di cultura. Storia per l'editura fondata nel 1243, arte per i tanti monumenti che abbiamo, cultura per le tante manifestazioni e per questa mostra a Palazzo Salmatoris, un palazzo anche lui detto Palazzo delle Paci, importante, lì sono state firmate alcune pace nella storia fondamentali, vedi 1631, vedi l'amistizio di Napoleone, palazzo che ha visto, appunto, ospitato Napoleone, ha ospitato la sindrome all'inizio del 1700, quindi vi aspetto a Cherasco con questa mostra di Miró, che è già iniziata e sta avendo veramente un grande successo. Allora, la mostra è divisa su 2 sedi, una prima rassegna è stata inaugurata il 15 a Palazzo Salmatoris di Cherasco, la seconda parte, ripeto, unica rassegna, unico autore su 2 sedi, partirà a Casa Francoto il prossimo sabato a Busca. Qual è l'idea? L'idea è quella di creare un'unione culturale sul territorio, perché l'arte, la cultura non è mai circoscritta all'interno di alcune sale del museo, ma apre le porte, apre la finestra chiaramente a tutto il territorio. Quindi l'idea è che la provincia di Cuneo fosse tra l'altro una delle prime a ideare questa struttura, perché facesse sì che il luogo, che l'arte, che la provincia fosse patria di una realtà, per noi era molto importante. Non è casuale il titolo, Genius Loci, il genio del luogo. Quindi quella locuzione che fa sì che gli aspetti culturali, che gli aspetti sociali interagiscano con un ambiente, inizialmente a Cherasco, dove tutto ha avuto inizio, e prosegue con Casa Francoto Busca. Ma è un'ottima collaborazione, parliamo di cultura, un'importante mostra di Miró che arriva sul territorio cuneese, ha aperto i battenti una settimana fa a Cherasco, con veramente i numeri straordinari di questa mostra nell'ultima settimana. Apre la seconda parte nel comune di Busca, a Casa Francoto, quindi una collaborazione tra comuni all'insegna della cultura. La parola volevo solo ricordare l'iniziativa che abbiamo pensato su Busca, proprio per la provincia, all'insegna sempre di un territorio che vuol crescere sotto tutti i suoi punti di vista, oltre che l'outdoor, la gastronomia, ma parliamo anche di cultura, all'interno di siti importanti come può essere quello di Casa Francoto, con grandi artisti del Novecento come può essere Miró. Sì, allora, innanzitutto mi fa molto piacere che venga presentata questa mostra dedicata a uno dei più grandi artisti del Novecento qui nella sede della TIL del Cuneese. Sarà una mostra che avrà grande visibilità e richiamerà tanta gente a Busca a visitarla. Ma voglio dire che adesso noi, la prossima settimana, richiameremo in aula la variazione di bilancio della Regione Piemonte, e in questa variazione di bilancio abbiamo stanziato 5 milioni di euro in più per la cultura. Sono risorse che andranno a favore di chi gestisce i beni culturali, ma anche per i grandi eventi. Momento importante di presentazione di una mostra veramente estremamente significativa che si spezza su 2 città, anche questo è interessante, Cherasco e Busca. Il soggetto, l'artista, non ha bisogno di presentazione, Miró, non c'è altro da dire. Quindi un gran bel momento di arte, e Fondazione Ciarecin in questo senso non può tirarsi indietro, c'è e sostiene convintamente.